Quando io ebbi la possibilità di aprire questo stabilimento chiuso, mi trovai davanti a uno spettacolo che oggi posso paragonare alla scoperta dell'archeologo di una tomba antica, egiziana, etrusca, romana o quello che vi pare. All'interno c'era una folla di oggetti, tutti crudi, fragilissimi, accompagnati dalle piccole attrezzature artigiane che aiutavano la produzione. Sugli scaffali, un enorme spazio pieno di vasi, di piatti, di statuette per i giardini, pieno di tutto. Allora il mio primo pensiero è stato quello, fotografia, del passaggio fotografia, disegno, rilievo, archivio. Questa era la successione delle operazioni che io immaginavo. Con grande precauzione, ho selezionato 40 oggetti, 40 vasi, e li ho pazientemente rilevati, cioè riprodotti in disegno, nella loro scala, in scala 1:1. E la terracotta ha degli straordinari colori, ci offre delle straordinarie sfumature che sono in funzione di una quantità di passaggi infiniti, che possiamo sintetizzare in qualità dell'argilla, che ci sono argille che cotte ti daranno colori diversi, da un rosa chiaro a un rosso acceso o addirittura un nero quasi. E quei vasi della tradizione napoletana dovevano essere rosa, perché le argille che si usavano erano argille che venivano cavate nell'area di Formia, a nord di Napoli. Era lì che si approvvigionavano di argilla, e Camillo Stingo era il proprietario, l'ultimo proprietario di quella attività. E Camillo ebbe molta pazienza e dimostrò in quella occasione una meravigliosa abilità. Nonostante molti oggetti andassero perduti, alcuni riuscivano a uscire integri o quasi integri dalla fornace, e pazientemente si sono ricostruiti tutti quanti.